Come si dice, sì, delle coppe, il nostro Filippo Galli. Ciao Filippo. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Una premessa, tanti auguri Edoardo. Grazie, grazie Filippo, ti voglio bene Filippo, grazie mille. Diciamo il numero, ma va bene. No, sono pochissimi, pochissimi Filippo. Io dico sì, solo quelle, persone intelligenti si vedono da subito. Filippo, ho promesso di rubarti poco tempo, quindi sì, grazie. Ho due domande che mi pressano. La prima è, 7 vittorie di fila come ai tempi di Ancelotti, più punti dello scudetto, eppure i tifosi fanno fatica a godersela, perché? Beh, perché insomma si mette sempre insieme un po' tutto, no? Nel senso che se guardassimo quest'ultima parte di campionato, davvero saremmo tutti contenti. È chiaro che il tifoso poi, quello più esigente, va indietro, guarda l'eliminazione di Champions, che peraltro è avvenuta, io direi, anche meritatamente, insomma. Sicuramente in un girone di ferro. Per quello che si era creato anche in campo, insomma, in termini anche di possibilità di fare gol, di vincere le partite, però purtroppo è andata così, e ci sono stati tanti infortuni, col periodo degli infortuni, e chiaramente poi chi mette tutta la responsabilità degli infortuni a Pioli vorrebbe cambiare, non so come dire. Ma secondo te di chi è, Filippo, più o meno la colpa? Cioè, secondo te non è dello staff? Non lo so, sicuramente lo staff a Pioli ha le sue responsabilità in quanto intese come ruolo. Certo. Dopodiché le dinamiche io non le conosco, e parlare su dinamiche che non si conoscono credo che non sia corretto, perché poi non so chi decide, carichi di lavoro, ripeto, sia un allenatore, ma che poi tutto un gruppo di lavoro che credo che sia coeso, che purtroppo a volte i cosiddetti infortuni arrivano anche da carichi che sono dovuti alle partite eccessive, al numero di partite che è cresciuto. E quindi sai, il fatto che ci sono stati degli infortuni che hanno anche tagliato fuori le seconde linee ha creato ulteriori problemi, però è inutile, tanto se non ne parla chi può parlarne, inutile che ne parliamo, esatto, con congetture inutili. No, da te quello che voglio sapere piuttosto, Filippo, oggi il Milan è la squadra che gioca meglio qua in Italia, chiaramente? Ma a me sembra di sì, poi è bello anche vedere il Bologna giocare, una su tutte, ahimè anche i nostri cugini, non è male vederli, però il Milan l'altro giorno ha veramente entusiasmato, perché comunque questo un Milan dominante, un Milan che voleva fare la partita, al di là che poi si è rischiato dopo due minuti di prendere gol, perché forse la prima palla gol l'hanno fatta loro, ma dopo è stato un dominio assoluto, la voglia di fare la partita, di fare gol, di continuare a fare gol, di andare avanti, insomma. Dopodiché c'è un Lecce dall'altra parte che adesso ha preso 3 gol, ma è rimasto in 10, ma è un Lecce che non era facile da affrontare, perché poi uno dice abbiamo giocato contro il Lecce, per te non ci dobbiamo esaltare, invece il Lecce è una squadra che ha messo in difficoltà anche la Roma, è una squadra che almeno ti affronta anche a viso aperto, se vogliamo. Ci ha dato qualche opportunità in più, ci ha facilitato, non lo so, però questo dovrebbe essere il calcio dal mio punto di vista. Tra l'altro, secondo me l'espulsione è generosa, dai ragazzi, non lo stava neanche guardando. No, aveva la gamba alta, però non lo stava neanche guardando. L'ho scritto, l'ho detto nel blog, nel mio blog, sì, perché dai, porca miseria, non si è accorto, poi va bene il regolamento, eccetera, però butta fuori un giocatore per una cosa del genere. Allora, se non siete mai andato su filippogalli.com siete delle brutte persone, tra l'altro, esatto, molto male, stigmatizziamo questa cosa. Tra l'altro, Filippo, non so se si può dire, nel caso lo sto bruciando, ma tra poco ci sarà qualche cosa in uscita? Sì, è uscito anche sui social, adesso non si può parlare ancora, ma... No, e ne parleremo diffusamente, perché verrai qui a presentare il tuo libro. Sì, con piacere, sì, il libro per Mondadori sul mio percorso, un po' su tutto, insomma, ecco, e quindi il titolo è la... non ve lo dico, no, non è vero che ci non ve lo dico. Sulle sfide. No, vabbè, tanto vi sveleremo tutto al momento opportuno. Il mio calcio eretico, insomma, però vabbè, dai. Ci piace, ci piace. Sui social, spoilerando nulla. No, lo so. Filippo, l'ultimissima cosa, al volissimo, sei positivo, cioè hai delle
good vibration, sì, per giovedì. Le vibration sono positive, ma le positività me la dà il Milan, quello che sta dimostrando in campo. Poi c'è una Roma che sta facendo altrettanto bene, con il cambio dell'allenatore, eccetera. Però io credo che questo Milan davvero abbia tutto per andare oltre, per arrivare a questa finale. Poi insomma, il percorso sarà difficile, è difficile per la Roma, perché gioca in casa, poi sarà all'Olimpico, non è facile, però dai, abbiamo certamente tutte le carte in regola per andare avanti. Filippo, ti vogliamo bene, buon appetito, grazie, buona giornata. A voi, ciao, grazie. Ciao, 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 sempre, 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 sempre.